Quando Damaso qualche giorno fa mi ha trasferito l'invito per essere presente questa sera, io l'ho raccolto con entusiasmo come raccolgo ogni invito che proviene da Intercos Lattaro e dalla sua persona. Poi l'invito è stato agitato anche da un nome, Daniela Poggi, dico, non posso mancare, c'è Daniela Poggi, perché Daniela Poggi è una testimone, consentitemi questa parentesi, non solo maschile, ma io dico oggettiva, una testimone di bellezza, di fascino, di arte. È noto anche il suo impegno politico nel comune di Fiumicino dal 2013 al 2016 come assessore alle politiche giovanili e anche come assessore per la tutela degli animali. Apro questa parentesi perché ci accomuna un aneddoto, perché il comune di Borgo Taro è istituito ed è presente qui questa sera l'assessore Mortari, l'assessorato per gli animali d'affezione, quindi ci lega questo aneddoto particolarmente felice di cui andiamo orgogliosi. In questo libro io ho riconosciuto un tuo grande sforzo e una tua grande volontà, quella di narrare, raccontare non solo come processo di catarsi personale, ma tutte le volte che noi ricordiamo, tutte le volte che noi raccontiamo, noi facciamo giustizia. Noi facciamo giustizia. E l'essenza di un libro è proprio questo, rimettere in circolo quei volti, quelle situazioni, per fare giustizia, non solo per ricordare. Allora, intanto vorrei salutare tutti i presenti e ringraziarvi per essere qui e dedicare il vostro tempo a noi e in questo caso soprattutto insomma, ad ascoltarmi e a sapere come nasce Ricordami e la motivazione di Ricordami. Però vorrei ringraziare tantissimo Alessandra Morelli perché se non ci fosse stata lei io non avrei conosciuto Damaso, non avrei conosciuto sua moglie, non avrei conosciuto questa comunità, queste donne spettacolari, non avrei ricevuto questa stima e questo riconoscimento da parte del sindaco e del consigliere. Quindi grazie di cuore. Questo libro nasce per il semplice motivo perché forse avevo bisogno di mettere un punto fermo nella mia esistenza, avevo bisogno di sapere che esistevo. Perché con 10 anni di malattia di mia madre, io ho perso un po' questa mia esistenza. Per chi invece deve sostenere, il familiare, diventa veramente destabilizzante, ti senti perso, ti senti da solo, ti senti abbandonato, insomma.